Leuzagami, la soluzione. Buonasera, caro, caro Re Leo. Vabbè, logicamente dovevo rispondere alla sua domanda, anche se non penso sia venuta direttamente da lei, perché lei ben sa che un povero coglione che si buca o si fa di eroina non è in grado di ragionare. Per cui so che questa domanda è arrivata dalla chat e la sua intelligenza è superiore per capire questo. Logicamente, come lei, ho avuto, difendendo la verità, ma fin da bambino, io mai andato a votare, mai, ho subito visto gli infami, è proprio una cosa di natura, cioè un re ci nasce, non è che uno diventa re, lei lo sa, uno ci nasce re, è una cosa di sangue, di DNA, per cui un re proteggendo se stesso protegge pure la sua gente, e proteggendo la verità, logicamente, ho avuto pure io le mie torture. Logicamente la caserma di Subiago, come quella di Colonia Veneta, prenderà fuoco. Cioè, la caserma di Subiago farà un botto talmente grande che, però no ragazzi, assolutamente vi posso portare i chili di cocaina, ma no, assolutamente io non ne uso e non ne faccio uso. Bevo molta birra, sì, bevo molta birra, quello è vero, sono un gran birraiolo e basta. Ho fatto anche un video stamattina dove parlo, appunto, cioè sarebbe, non sarei coerente, no? Ho fatto un video stamattina dove parlavo dell'operazione Blue Moon, dove negli anni 70-80 buttarono l'eroina di Stato, appunto, in mezzo ai gruppi, vabbè, erano mezzi sinistrati, non lo so manco io. Ma la stessa cosa sta succedendo adesso con i ragazzi. Qua in Italia io giro, qualche anno fa ero addirittura in Cina, sono stato pure un anno in Cina, caro re, ma qua tutti fanno la bottiglia, ci fanno il buchetto, ci mettono l'acqua, la cannuccia, scaldano, no, la cocaina con il cartonato, e non ci stanno più con la testa, e logicamente quella gente che devi fare? Devi mettere in fila e scalare in testa. Cioè diventano inutili, non si sanno più difendere, stanno in paranoia, vedono le guardie, si chiudono dentro casa, stanno a vedere da spioncino se arriva la polizia, ma come cazzo stai? E soprattutto qualcuno in chat che se fumerà cocaina avrà scritto male di me, per cui pippe, dovete fare pippa. Buonasera caro Leo, sempre buone cose perché lei è una gran persona, però c'è della gente in chat a volte che bisognerebbe cagargli in bocca.